Sì, mi sono trovato bene col vento, a parte dopo il fastene ha fatto una bella strapuggiata di notte, poi sono rimasto mezz'ora senza lo spinnaker per pulire la coperta, perché miracolosamente non si è spaccato il tangone e non si è spaccato lo spi leggero. E c'era un groppo forte, i timoni sono andati in stallo, forse con delle alghe, la barca si è strapoggiata. Senti, sei sempre stato nelle posizioni di testa, non sei mai sceso sotto l'ottava posizione. Hai puntato a quello fin dall'inizio, sei partito bene e poi sei sempre stato lì. È quello che ho provato a fare anche in tutte le altre tappe, però non è riuscita solo in questa. Pensi che sia dovuto alle condizioni meteo? Ti sei trovato bene con vento forte? Tu sei un marinaio duro? Ma io veramente di solito vado meglio con le ariete, anche se il vento mi piace. Comunque ormai anche il vento non mi dà fastidio. Senti, che cosa ti ricorderai di questa solitaire? Ma mi ricorderò la prima tappa. È stata interminabile e poi questa bella impoppata che abbiamo fatto dopo il Fastnet e tutti gli scogli che abbiamo sfiorato e questa volta io nella Platte non mi ci sono buttato, tanto c'era già Circle Verde che andava dentro, ho preferito rimanere fuori, non rischiare la chiglia. Senti, cosa pensi della performance di Hermel Lecléache che ha vinto tre tappe e ha vinto la solitaire? Beh, fortissimo, quello si sapeva, comunque vincere tre tappe è grandioso. Ci rivedremo l'anno prossimo? Ma non lo sappiamo, dipende dagli sponsor. Speriamo. Speriamo, sì.